quantità di polveri che non faccia male, al di sotto della quale va tutto bene. Non esiste. Esistono, questa curva dice che le concentrazioni del PM10 più sono alte, più alta è la possibilità che la gente si ammali. È una relazione lineare. E lo stesso, questo è un altro studio americano, per quelle che sono le polveri ultrafini, quelle le PM2.5, quelle che si insinuano ancora più in profondità dei nostri polmoni. Quindi c'è una causa lineare tra l'ammalarsi di malattie gravi e la concentrazione di polveri sottili. Per cui una corretta sorveglianza ambientale e medica in campo sanitario deve tendere comunque a minimizzare in continuazione la quantità delle polveri sottili, cosa che non si fa certo con un'autostrada a cielo aperto. Quest'altra è una slide molto interessante perché fa vedere la distribuzione, come si disperdono le polveri sottili dalla loro sorgente. Allora, se la sorgente è, quindi punto zero è il centro dell'autostrada, vedete che le polveri si disperdono in maniera molto stretta intorno ai primi 150-200 metri. Quindi diciamo tutte le residenze, ricordate la slide con la fascia rossa, tutte quelle zone che stanno tra i 150 e i 200 metri dall'asse centrale dell'autostrada sono quelle che sono direttamente impattate dai gas di scarico. Dopodiché a valle c'è la dispersione per tutto quello che è stato detto. Comunque, questa slide tenetela bene in mente, perché sostanzialmente cosa dice? Che l'inquinamento non va troppo lontano di per sé, e se tutta la nostra pianura padana è fatta è praticamente coperta da una nebbia di polveri, questo significa che ci sono strade dappertutto, perché la questione dei venti può essere spiegata localmente, ok? Ma su una macro regione lo stagnare di una cappa di polveri sottili dice semplicemente che il traffico è dappertutto. Questo grafico anche ricordatelo bene, perché questo grafico smonta l'assunto che per avere meno inquinamento bisogna andare veloci e non stare fermi, perché questo è un grafico che mostra l'andamento delle emissioni dei motori diesel, quanti grammi di, in questo caso sempre riferito al PM10, quanti grammi di PM10 vengono emessi in relazione alla velocità tenuta. Quindi come è intuibile, stando fermi si inquina tanto, ma quello che forse molti non hanno mai visto è che anche oltre una certa velocità abbastanza moderata, che è orientabile intorno agli 80 km all'ora, l'emissione continua a salire, riprende a salire. Per cui quando andiamo a 120, 140, 150, come si andrà lungo questo tratto, perché di progetto lungo questo tratto si va a 120, poi voglio vedere chi lo controlla. Ok? Le emissioni continuano a salire. Per cui, rifacendosi anche al fatto di 220.000 veicoli al giorno, laddove oggi ce ne sono 80.000, non è affatto vero che l'inquinamento complessivamente diminuisce.